Yeah.
stavi dicendo? Birilli partenza, che è successo in questa gara? Ho sbagliato la partenza all'ultimo match, peccato. Mi sa che non sono riuscito a prendere almeno il podio. La macchina di Gaetano, ringrazio Carmine Roberti, una bellissima macchina. Dicevano che non era competitiva con le 106, ma ci siamo difesi, non è male. Tuo fratello ti sta ascoltando, sta partendo. Per la prima volta, che posso dire, ho messo dietro mio fratello di me. Per la prima volta nella mia vita, proprio da quando eravamo piccoli, giocavamo con le macchinine. Molto probabilmente sono davanti a lui. Sono felice perché siamo... Pizza? La pizza la paga lui. Ma sono felicissimo perché siamo qui entrambi, tutti e due con la tuta, e non c'è cosa più bella. Assolutamente sì, condivido tutto. Grandi, grazie. Passiamo alla RS 1004. Terzo degli scacchi, Antonino Scarpelli. Secondo, classificato Appio Paese. Ecco Paese che arriva. Allora, piccolo punto, tutti e due hanno realizzato l'unico tempo, 1:23:41, però abbiamo un secondo classificato e un terzo classificato. Massimo, vogliamo spiegare perché? Allora, c'è un secondo. Esatto. Per regolamento si deve far andare avanti chi ha fatto il miglior tempo alla prima fase, quindi ecco perché c'è questa... Bene, quindi nonostante avendo realizzato lo stesso tempo si trova Antonio Scarpelli terzo e Paese Attilio secondo. Primo classificato dell'RS 1004, Sandro Belmonte. Questo è il podio dell'RS 1004. Grazie.